Siamo a Montalcino, la terra del Brunello. Agli onori della cronaca, fin dal 1800, il Brunello di Montalcino nasce dalla ricerca di alcuni agricoltori locali che iniziano a sperimentare la produzione di un vino rosso con le uve di una vite di Sangiovese, tradizionalmente coltivata nella zona, capace di esprimere un vino da lungo invecchiamento e di altissimo pregio. Nella prima metà del Novecento, questi pionieri cominciano a ottenere i primi riconoscimenti nelle più prestigiose manifestazioni vinicole e da parte dei consumatori sempre più numerosi. Nel 1966, il Brunello ottiene la denominazione di origine controllata. Il prestigioso riconoscimento significava in particolare avere un preciso disciplinare di produzione, da far rispettare ai pochi produttori di allora e far conoscere al grande pubblico. All'indomani del riconoscimento della DOC, nel 1967, nasce il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, come libera associazione tra i produttori per la tutela del loro vino e per la valorizzazione delle sue caratteristiche. I soci fondatori furono 25. Ascoltiamo la testimonianza di alcuni di loro e quella dell'allora sindaco di Montalcino sulla nascita del consorzio. Io, in un'intervista alla Nazione del 27 novembre 1963, parlai di sviluppo economico vocato e sostenibile. Chiedevo anche uno zenith per il Brunello. Ecco che nel 63, di dicembre 63, venne fuori un regolamento su una legge che diceva i vini italiani devono essere classificati. Denominazione d'origine controllata oppure quelli più ad alto livello, denominazione origine controllata e garantita. E la Gazzetta Ufficiale del 30 di maggio del 1966 pubblicò il disciplinare col quale Brunello era promosso alla DOC. Cominciò il lavoro per la fondazione del consorzio. Io ricordo bene che ebbi colloqui con il dottor Bruno Ciatti, che era responsabile dell'ufficio agricoltura di Montalcino, per costituire il consorzio. Ci furono alcune assemblee, il dottor Ciatti si adoperò molto per la costituzione del consorzio, fino a quando il 28 di aprile del 1967 il consorzio venne costituito. Solo con 25 proprietari terrieri, dei quali 16 erano coltivatori diretti e qualche anno prima erano dei mezzadri. Ci volle, perché fa il Brunello è come fa un'opera d'arte. Non è che si pianta la vite e l'anno dopo si piglia l'uva, no? Quindi c'è tanto lavoro e tanto investimento. Allora il consorzio cominciò a lavorare e questi 25 fecero delle cose grosse. Nel senso che aiutarono anche i produttori del Brunello, quelli iscritti, a mettersi al passo con i tempi. Io ricordo che di giorno in giorno il loro volere le ripagava, perché quando, passati qualche anno, cominciarono a parlare con altri proprietari terrieri, quelli cominciarono a cambiare idea, disse ma forse codesta è la strada giusta, fino al punto che il consorzio si ingrandì continuamente e nel 1969 gli iscritti al consorzio erano 70 e le vigne da 120 ettari arrivarono a essere 460 ettari e quindi il Brunello aveva già preso campo, per cui il consorzio sotto questo profilo svolse un grande compito per far uscire Montalcino da quella crisi tremenda che non ci credeva nessuno della viticoltura e che invece ha dato risultati che oggi sotto gli occhi di tutti. Allora il consorzio compie 50 anni di vita. Auguri, perché questi 50 anni passati il consorzio è stato proprio il motore dello sviluppo della viticoltura di Montalcino e quindi del Brunello. Si è portato il Brunello nel mondo, è uno dei meglio vini che ci sia al mondo. Auguri al passo con i tempi, se si vuole cogliere altri successi come si è colto in passato.
io mi Assunto di Bellaria. Il vero nome è Pier Riassunto, nome e cognome. Però a Montalcino, tra tutti i montalcinesi, chi mi vuole conoscere, è Assunto di Bellaria. Ci viene in mente di creare il consorzio dietro un suggerimento del povero dottor Ciacchi. Era davvero un dottore che di agricoltura se ne intendeva. Io, anche da contadino semplice, da mezzato semplice, che all'inizio ero mezzatro, non ero coltivatore diretto, l'ho considerato che era un elemento che di agricoltura se ne intendeva. E lui vedeva e ci aveva, secondo me, indovinato che per Montalcino la formazione del Consorzio del Brunello era una risoluzione, è stata una risoluzione fenomenale. E da lì siamo partiti con l'aiuto suo, sempre le Ciatti, no? E che mise le mani in pasta in tutte le maniere per tirar fuori tutta la questione di questa, per questa fondazione. Siamo andati avanti per diversi e variati mesi, se non che siamo giunti alla famosa data che ora viene ricordata ogni cinquantesimo, il 18 d'aprile del 67, è stato buttato giù. Dopo anche dei disbrighi e dei bisticci per la formazione dello statuto, è stato votato giù lo statuto la mattina del 18 di aprile. L'ora precisa non me la ricordo, ma credo verso l'11 e mezzo di mattina, nel salotto dei Giglio, il ristorante Giglio, si è firmato questo statuto e siamo andati avanti fino al giorno d'oggi per arrivare a questo cinquantesimo. Io mi auguro, con la buona volontà, e vorrei fare un augurio a tutti i produttori, maggiormente ai giovani, perché la parte più interessata, perché dai più anziani, che cerchino di produrre come si deve e di mantenere in piedi il consorzio, perché un giorno un consorzio che funziona bene sarà quello che mantiene tutte le direttive per Brunello per tutti gli altri prodotti. In quell'epoca, 1967, io ero parroco di Sant'Angelo in Colle, San Michele Arcangelo in Sant'Angelo in Colle. E la parrocchia in quell'epoca, in quella stagione storica, possedeva un piccolo appezzamento di terreno sotto il nome di Colle Mattoni. In questo appezzamento di terreno era stata posta a dimora una vigna che dava e forniva sicuramente un buon vino. Per questo motivo e per altri ancora sono stato chiamato dal dottor Ciatti, che ricordo con grande amore e con grande sincerità, a far parte del consorzio del Brunello di Montalcino. Nel dare inizio a questo consorzio non sono mancate le difficoltà e gli ostacoli, anche perché non potevamo dare a tutto il vino che veniva prodotto nella zona il nome del Brunello di Montalcino, perché vi era anche una parte di vino che non aveva quelle caratteristiche e quelle qualità che il Brunello di Montalcino doveva avere. Quando i fondatori del consorzio, o coloro che intendevano fondare il consorzio, hanno preso visione del disciplinare, hanno avuto un momento di impatto, perché
richiedevano e ritenevano che un disciplinare così rigido, ma anche così garante, non potesse essere effettuato data la difficoltà dei mezzi che in quel momento mancavano agli agricoltori che si producevano il Brunello, il vino di Montalcino, ma nel contempo non avevano cantine, non avevano i mezzi per poter dare una risposta efficace, soprattutto sicura e garantita della produzione del vino del Brunello. Prendo davvero l'occasione in questo particolare momento di esprimere un mio profondo sentito augurio per uno sviluppo ancora maggiore e ancora più grande del consorzio del Brunello di Montalcino, perché sono certo, sono sicuro che questo vino in realtà è uno dei migliori vini non soltanto d'Italia ma del mondo. Io mi ricordo che ci aveva la vigna, una vigna di Calanicchio, e che c'era quattro, c'era il dottor Ciatti, c'era Picarnestà perché passasse tutto a Brunello, era un mezzetto, non di più. E da lì venne fuori che tutti i coltivatori diretti potevano aderire, chi voleva, a questo consorzio. E noi, francamente, con tanti coltivatori, diversi coltivatori diretti, compreso Dino Di Moali, Martino Guglielmo e parecchi, insomma, si aderì tutti a questo consorzio, e francamente anche le aziende grosse che dissero che bisognava in tutti, per conquistare il mercato mondiale bisogna essere parecchi, anche piccini, ma non importava. E l'unione fa la forza, insomma, in tutti dicevano si può conquistare il mercato mondiale, come andata a fine, insomma, in grosso modo andata a fine così. Do un augurio al consorzio del Brunello che le cose vengono migliorate sempre meglio. Per formare il consorzio c'è stata ancora parecchia difficoltà. Merito del dottor Ciatti, cioè c'è riuscito a metterci insieme, però c'era tanti, ancora dei piccoli, che erano incerti a entrare nel consorzio perché avevano paura dei controlli. Comunque si riuscì fra piccoli, e qualcuno non aveva neanche la vigna, ma comunque siamo riusciti a formare questo consorzio e è andata molto bene, perché io penso se non era il consorzio noi piccoli si spariva del tutto. Chi ci conosceva? Noi non ci conosceva nessuno. E allora tramite il consorzio è aumentato e clienti stranieri in pochi anni siamo riusciti a vendere il vino e a prezzi buoni. Mi ricordo quando il dottor Ciatti disse mi arriva a fare la DOCG, allora in pochi anni tutti si accorgono che, e tanto è vero, quando siamo arrivati a consegnare le prime fascette c'era solo un po' i produttori di Brunello, allora si è cominciato a rinnovare un po' le cantine, fare botti nuove. Io mi raccomando a questi giovani, state attenti
al disciplinare, non cambiate il disciplinare. E allora bisogna stare attenti a fare solo il rosso con saggio verde, sì? Sì. Tanti auguri a tutti. Buon proseguimento. Il consorzio inizia così la sua attività con la costituzione di una commissione di assaggio che valuta e garantisce l'origine, il rispetto del disciplinare e la qualità del prodotto, assegnando a ciascun produttore consorziato i bollini da porre sulle bottiglie. Il consorzio al suo interno aveva nominato una commissione di degustazione con la quale, dalla quale venivano assaggiati i vini portati dai produttori, perché ancora i prelievi non venivano fatti ufficialmente. Le aziende portavano un campione che veniva degustato e in base alle quantità che erano approvate da questa commissione del consorzio venivano rilasciati i bollini, sia per il Brunello che per il Rosso di Montalcino. Chiaramente erano dei bollini del consorzio che venivano rilasciati solamente alle aziende associate che avevano un numero progressivo e quindi permettevano di individuare le bottiglie, perché chiaramente il consorzio aveva un registro dove venivano ad ogni partita degustata e ritenuta idonea dalla commissione attribuiti quei bollini da quel numero a quella serie. Contemporaneamente partono anche le prime attività promozionali. Nel 1975, per la prima volta, un nutrito gruppo di produttori aderenti al consorzio partecipa a una qualificata manifestazione svoltasi presso l'Enoteca Solci di Milano. Successivamente il consorzio riveste un ruolo da protagonista, risolvendo alcuni importanti aspetti legislativi riguardanti la produzione dei vini montalcinesi, come ad esempio la questione del rosso dai vigneti di Brunello. Negli anni 70 venivano vendute centinaia di migliaia di bottiglie come rosso da vigneti di Brunello, come vino da tavola. La Comunità Europea a un certo punto emanò un decreto e fece interrompere questa possibilità, perché Brunello, che era parte del nome della denominazione Brunello di Montalcino, per cui l'unica soluzione era quella di avere due denominazioni, cioè una DOC e una DOCG. E fu molto faticoso, avremmo dei contrasti anche politici e anche di altri produttori, però riuscimmo a far capire la necessità di questa nostra impostazione e riuscimmo proprio con il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita al Brunello ad avere anche la denominazione di origine controllata al Rosso di Montalcino. Questo naturalmente ha portato poi a numerosi successi, perché chiaramente la valorizzazione è poi stata accentuata, diciamo, e anche diciamo, legalizzata dallo Stato italiano, dal Ministero, cambiando proprio la normativa, la legge, cioè la prima 930, che era la prima legge sui vini del 1966, fu cambiata con la legge 61 che determinò proprio un'impostazione della valorizzazione dei vini come avevamo fatto noi e come avevamo preteso noi. Il 1 luglio del 1980 il Brunello di Montalcino riceve con decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini la denominazione di origine controllata e garantita. Nel 1983 il Rosso di Montalcino ottiene la denominazione di origine controllata e per la prima volta in Italia dallo stesso vitigno si possono avere due denominazioni. Nel 1985 si distribuiscono i primi contrassegni di Stato per il Brunello. Nel 1985, a seguito dell'emanazione dei decreti del 1980, chiaramente il Brunello è uscito, diciamo, per ultimo rispetto ad altre denominazioni per il suo classico periodo di invecchiamento di 5 anni, si sono iniziati con la DOCG i prelievi e la certificazione da parte della Camera di Commercio, perché chiaramente la DOCG, essendo garantita dallo Stato, l'ente che era sul territorio e rappresentava lo Stato era la Camera di Commercio. Il consorzio da quel momento ha fatto i prelievi per la Camera di Commercio e rilasciato le fascette della DOCG
per i propri associati. Il consorzio aveva dato la possibilità anche alle aziende di mettere lo stesso il bollino, chi voleva continuare a utilizzare il bollino, che era un marchio ormai già conosciuto nel mondo, che poi però praticamente con il passare del tempo è andato praticamente a esaurirsi, le aziende, quando la fascetta diventava di nuovo un marchio riconoscibile in tutto il mondo e conosciuto da tutti, il bollino praticamente ha perso la sua importanza e quindi nessuno ha più messo il bollino del consorzio. Nel 2009, successivamente all'emanazione di alcuni regolamenti comunitari, praticamente che assimilavano alle docche di CG dei vini alle DOP, i consorzi e quindi anche il consorzio di Brunello non potevano fare che l'attività di controllo che avevano fatto fino allora. Quindi il consorzio ha riconosciuto in Valor Italia SRL il proprio organismo di certificazione e da quel momento questa società si è occupata di tutti i controlli sia nel vigneto che in cantina e anche del discorso dei prelievi e delle certificazioni che per un periodo sono rimasti sempre in seno alle Camere di Commercio. Poi con l'emanazione di un decreto dell'11 di novembre del 2011, dal 2012 questa società Valor Italia ha preso in carico anche il discorso dei prelievi e delle commissioni di assaggio. Il consorzio ha una convenzione con Valor Italia per la distribuzione dei contrassegni, sia per il Brunello di Montalcino che per il Rosso di Montalcino. Gli anni 80 e agli inizi degli anni 90 del Novecento rappresentano il periodo più intenso delle attività di promozione svolte dal consorzio per diffondere la cultura di questo pregiato vino e i prodotti enologici di questa terra nei principali mercati mondiali. Gli attuali ambiti di azione del consorzio spaziano dalla promozione alla vigilanza fino alla tutela del marchio e del prodotto. Per questa attività il consorzio è stato incaricato dal Ministero dal 2013 di agire in maniera erga omnes su tutti i produttori della denominazione. Ciò significa che tutti coloro che producono uva o rivendicano vino Brunello di Montalcino e le altre denominazioni di Montalcino sono tenute a sostenere le attività di vigilanza e promozione che il consorzio porta avanti in Italia e nel mondo. Questo è stato un traguardo ottenuto recentemente dal consorzio del Brunello di Montalcino ed è stato in primo luogo possibile in funzione dell'alta rappresentatività che il consorzio ha della produzione dei soci. È un caso piuttosto raro in Italia quello di un consorzio in cui la quasi totalità della produzione è rappresentata dai soci stessi del consorzio. Per quanto riguarda le attività principali di promozione, queste fin dagli anni 90 hanno iniziato a prendere la via dell'internazionalizzazione. Il consorzio ha implementato una serie di azioni promozionali che sono diventate un vero e proprio punto fisso nei calendari dei professionisti del settore vitivinicolo del Nord America. Ormai dall'inizio degli anni 90 la tappa di New York è una tappa tra le più visitate per quanto riguarda il settore buyer e giornalisti del settore vino. Molto importante è diventato anche il mercato canadese, nel quale ormai da anni anche qui il consorzio organizza tappe di degustazione mirata per consumatori e per professionisti di settore sulle principali città dei vari monopoli canadesi. Sono state organizzate nel corso degli anni e saranno nuovamente proposte attività di promozione in Asia e Giappone. Per quanto riguarda la promozione a livello europeo, ovviamente sono fondamentali le tappe fieristiche di Vinitaly e di a Verona e di Provine a Düsseldorf, ma sta prendendo sempre più interesse anche la tappa organizzata su Montalcino dal consorzio stesso in occasione delle anteprime dei vini di Toscana che ha luogo ogni anno la terza settimana di febbraio. Benvenuto Brunello, che ormai dall'inizio degli anni 90 è un momento per tutti gli operatori di settore di fare il punto sull'annata che va ad essere messa sul mercato quasi contestualmente al momento di Benvenuto Brunello, ma è soprattutto anche un'opportunità per i produttori di fare una valutazione dell'annata recentemente vendemmiata, che è sottoposta ad una panel di degustazione di esperti del territorio che valutano l'annata appena vendemmiata con una serie di classificazione che si basa sulle stelle. Un momento importante nell'ambito delle giornate di Benvenuto Brunello è la premiazione del Leccio d'Oro. Il consorzio ogni anno premia ristoranti ed enoteche in Italia e del mondo che si sono contraddistinte per una offerta particolarmente ricca e profonda di Rosso di Montalcino e di Brunello di Montalcino.
La manifestazione si conclude con la presentazione di una formella celebrativa realizzata da un artista di caratura mondiale che ogni anno viene presentata ed apposta sulla parete del Palazzo Comunale di Montalcino. Il Consorzio del Brunello ha 50 anni dalla sua fondazione, è più attivo che mai e i numeri della produzione lo dimostrano. È una produzione totale di circa 14 milioni di bottiglie, di cui il 70% all'estero, principalmente negli Stati Uniti con il 30%, in Europa con Regno Unito, Germania, Svizzera e Nord Europa e un 20% in Asia con Giappone, Cina e Hong Kong principalmente. Ovviamente il comparto vitivinicolo è il volano per tutto il territorio, un fatturato complessivo sui 170 milioni di euro e un'affluenza turistica che crea un notevole indotto. Nel 2016 le presenze turistiche hanno superato il milione di persone, attratte chiaramente dall'enogastronomia e dal territorio, un territorio rimasto intatto, patrimonio dell'UNESCO dal 2004, e un luogo magico dove tra l'amore per la natura e il lavoro dell'uomo ha creato un connubio molto importante. Mantenere le proprie radici e tendere a migliorarsi sempre è un'arma vincente. Nel festeggiare il 50° anniversario della fondazione del Consorzio, l'impegno e la professionalità di tutti i soci produttori garantiranno a questa istituzione di continuare ad essere il punto di riferimento e il volano per gli ulteriori successi destinati ai meravigliosi vini di Montalcino.